poche, in alcun sentito más tradizionale sta il tema, in un sentito, per lo penalista también. In un sentito bastante nuovo, perché si relaziona también con investigazioni empiriche, con la sociologia della pena, del soffrimento. Pertanto, bien. Sempre in una carriera di diritto si tiene il tema, sta in qualche manuale del diritto penale, alcune volte in principio attraverso il finale, dipende dal manuale, che è il tema dello fines della pena, no? È un tema classico. Però io credo che si può produrre molta confusione in tema dello fines della pena. Per lo tanto, vamos a tenere alcune regole. Claro che come tutte le regole sono convenzionali, non sto dicendo che questa è la verità, però questo significa tenere chiaro e distinto il tema. Io utilizzo distinte parole per indicare cose che può essere che in alcuni manuali si tengono confondite. Per me un tema è il tema dello fines della pena, altra cosa è il tema della funzione della pena e altra cosa sono i limites della pena. Per lo sfide della pena è chiaro, è un tema classico della filosofia del diritto, basca del diritto penale. È il tema del dever ser, punto. Che non significa il ser. Tutto quello che si può dire del dever ser. Per lo tanto, oggi nella modernità, nella postmodernità, è un tema classico della filosofia del diritto, más che del diritto penale nel sentito proprio. Quello sono sullo sfine della pena. Por funciones, io intendo también una parola más relazionata con la sociologia del diritto penale, il ser, non il dever ser. Che passa effettivamente? Se usted dice la pena, necesita intimidir los potenciales violadores de la ley. Bien, es un deber ser. Y no significa que la ley penal efectivamente puede intimidir. Si vado a decir en una ley, la pena tiene finalidad de reinserción social del delincuente. Bien, es un deber ser. Que no significa que la pena efectivamente tenga esta capacidad. La funzione, pertanto, sono la funzione materiale, che passa effettivamente. Io voglio castigare la gente, lo castigo nella carcere, la castigo con pena pecuniaria, la puoi castigare con qualche tipo di soffrimento, che passa? Produce alcun effetto empiricamente verificabile, sì o no? E se è un tema, mi pare, tipico della sociologia del diritto, che sono le funzioni della pena. E al final io parlo anche di limites. Bene, il limite è un tema del diritto penale. Lo penalista dogmatico mi pare che tiene, può tenere alcun interesse sullo sfine, sulla funzione, però non è professionale. Quello che interessa a un penalista sono i limites. Quali sono i limites al potere di castigare? Questo è il tema. Che è un tema importante. Perché è chiaro che teniamo società che tengono más limite, teniamo diritti che tengono más o meno limites al potere di castigare. Bien, questo mi pare importante. Portanto sono tre distinte cose, fines, funzione, limites. E portanto vamos a vedere distintamente, los fines. Bien, sempre, se usted tiene alcuna relazione con l'epistemologia filosofica, si dice che non si può contestar los fines attraverso la funzione. Questa è la verità. Vamo a tenere un esempio molto sencillo. Usted può avere una lei che dice todo l'ombre sono iguales. Cioè, deve essere. Io tengo relazione abbastanza concreta con la realtà, mi pare che no. In effetto, todos l'ombre sono distintos. Non sono iguales. Però, questa è la verità. La funzione materiale è che non esiste la igualità. Toda la gente sta distinta, distinta per ricchezza, per cultura, per razza, tutto sta distinto. Bien, io non puedo contestar il dever ser, todos los hombres son iguales, perché
nella realtà Todoro Robe sono distinto. Claro. Claro che non puoi, perché, caro, necessita tenere in cuenta che il dever ser tiene una validità politica, ideologica, come orientamento all'azione. Dire che tutti gli uomini sono uguali significa, correttamente, che in questo momento la maggioria della gente le gustaría molto vivere in una società uguale. Non más. E mi pare corretto. Io posso vivere in una società disuguale, come per esempio, claro, Brasile è un esempio molto forte di una società disuguale, no? Io posso dire, mi gustaría vivere in un Brasile uguale. Sì, claro che lo puoi dire, però come un intento, come una buona volontà, mi gustaría, come un sogno. Sì, sono un sogno politico, sono un sogno politico. Usted dice, tengo una relazione con la realtà. Sì, tengo una relazione con la realtà, perché lo sogno politico si può convertire in politica. Per lo tanto si può convertire in azioni. Sì, come tanto, claro, tengono un papel anche pratico, però all'origine è semplicemente un sogno. Se gustaría vivere in una società tra persone libere, uguali, se gustaría questo, se gustaría questo altro, che non si... Bien. Si può dire all'incontrario, che noi, in tutta la Costituzione liberale, teniamo questo principio, perché è chiaro, teniamo ben chiaro che la società non è questa. Bien, vamos a dire altre cose. Usted nunca viste una ley que dice todos el hombre y la mujer tienen el derecho de respirar. No, no está escribiendo. ¿Por qué? Pero claro, porque lo tenemos ese derecho. Muy claro. Si nosotros tenemos un derecho, no necesita explicitar los derechos. Si todos podemos respirar tranquilamente, no tiene ningún sentido escribir que todos tengan el derecho de respirar. Bien, ma a ver qué pasa en un submarino. Può essere che in un submarino la cosa non è di questa maniera. Può essere che, mira, teniamo il diritto di respirare non più di 25 volte al minuto. Perché? Perché l'aria sta restringita, no? Tutto questo. Però, tanto, quando sempre usted vede un diritto, un'affermazione forte, che significa che non sta. Se nella lei sta scritto che tutti gli uomini sono uguali, significa che è molto chiaro che in questa società gli uomini non sono uguali. Questo mi pare molto importante intenderlo. Sempre la Costituzione, alcuni principi, all'interno anche del diritto penale, il principio di legalità, di proporzionalità, di tassatività, di materialità, sono tanto principi che parlano sia di autolimitazione sistemica, cioè sono intendimento. C'è gusteria che il diritto penale sia proporzionale, il diritto penale tenga un principio di legalità. Perché? Perché teniamo abbastanza chiaro che questo non passa nella realtà. Se passa nella realtà non teniamo necessità di esplicitare un diritto. Questo è molto importante. Al final però, claro, può essere sogno, non más che sogno. Buona volontà. Però la buona volontà si converte anche in azione politica. E per lo tanto è importante. Perché, claro, il diritto è una forma abbastanza importante attraverso la quale si determina l'azione politica e, claro, necessita tenere in cuenta questo principio. Claro, in una società feudale non tenevo il sogno che tutti gli uomini sono uguali, no, non tenevo tampoco lo sogno, perché non si poteva sognare. In una società capitalista che si può sognare, non sto dicendo che questo passa. Altre cose sono i limiti. Lo limite tiene un enfoque che è un enfoque tipico del diritto penale della modernità. Il diritto penale della modernità è un diritto penale septico. È un diritto penale che non chiede prestare fedeltà allo principe. Sa che lo principe tiene potere di castigare, e lo unico è limitare il potere di castigare dello principe. Questo è l'importante. Il diritto penale moderno, o perlomeno nell'intento dello slumes, nasceva come limites. Solo come limite. In questo sentido, habla sempre Zaffaroni. Se usted puede leer il manual di Raul Zaffaroni, che è un ottimo manuale del diritto penale,
Él habla muy correctamente. El derecho penal es la ciencia de los límites del poder punitivo. No es la justificación del poder punitivo. El poder punitivo no necesita justificarse a través del derecho penal. Se justifica en los hechos, en la política, en la fuerza. El derecho penal, por tanto, no es el derecho que legitima el poder punitivo de los Estados. Il diritto penale è la scienza o il conoscimento o l'arte, entre comillas, per limitare, contenere, riducir questo potere. Bien, che significa questo? Significa una cosa molto sencilla, che il potere punitivo è un potere che sta relazionato al potere disciplinario. È che è un potere che sta diffundito, è un potere diffuso. Noi siamo acostumbrati a avere il diritto punitivo solo, che è il diritto penale. Questo è pochissimo, è una parte molto piccolita del potere punitivo. Il potere punitivo si produce, esiste in qualche situazione sociale, entro persone che tengono distinto potere. Chi tiene potere, tiene potere punitivo, sovra la persona che non tiene potere, punto. L'importante è diffondito. Il potere punitivo sta nell'educazione familiare, sta nella scuola, sta nella relazione lavorale, sta in qualche luogo, sta il potere punitivo. Il diritto penale è una forma di limitazione del diritto punitivo dello Stato, non ha. Per lo tanto tiene una... papel muy limitado, muy limitado, muy limitado. Tarea del derecho penal no es, por tanto, justificar el derecho penal. Este es muy importante. El derecho penal, como el poder punitivo, se justifica en los hechos. No necesita buscar una retórica justificativa. Il diritto penale tiene un solo papel. Vamos a vedere come si può delimitare il diritto dello principe. Tomás. Claro, necessita tenere in cuenta che il potere che tiene il diritto penale di limitare il potere punitivo è un potere debile. Punto. Il diritto penale è debile. Perché il diritto penale è una convenzione. Non tiene naturalezza ontologica. Non esiste un'idea ontologica di diritto penale. È una convenzione. E come tutta la convenzione, mira, non tengono molto potere. È un potere debile. Sì, in alcuna epoca, in alcuno momento storico, il diritto penale, chiaro, ha tenuto la capacità di limitare il potere punitivo. Sì. Questa è verità. Toda la teoria dogmatica del diritto penale, che si produsse nell'Europa dell'Ottocento e del Novecento, claro, è una produzione teorica e, entre comiche, scientifica, di reglas, di convenzioni. Sì, tutto il testo passa, alcune volte, non sempre, perché la misma Europa che creò la dogmatica è l'Europa anche nazifascista, il che significa che il diritto penale tiene un papel molto riducido. Alcune volte se passa bene, se sta la paz social, tutto questo, però se esso non sta, il diritto penale non tiene alcuna capacità di ridurre il potere punitivo. Mi pare che Hitler non buscò molti limiti nel diritto penale nel matare 6 milioni di giudici, no? Non mi pare. E stava la dogmatica penale? Stava il diritto penale della garanzia? Però nada passò. Attraverso la violenza, attraverso lo militare, attraverso la polizia si può essere tutto all'esterno del diritto penale. No? Questo passò anche nella dittatura qui in America Latina, no? La dittatura fu una dittatura attraverso, cioè stava il diritto penale, stava il mismo diritto penale, lo mismo diritto penale della garanzia, sì, stava il mio codice.
però non teneva capacità di limitare, principio di legalità. No, ma questa necessità di tenere bene in cuenta, perché molta gente tiene l'idea, la mala idea ideologica, che il diritto penale tenga effettivamente sempre questo potere di limitare il potere punitivo. No, no, è un potere debile. E questa è la necessità di tenere bene in cuenta. La dittatura di Pinochet si produsse all'interno di un paese senza la necessità di cambiare lo codice penale, teneva lo codice penale liberale. Già non conosco chi quello che passò nel Brasile, ma può essere che l'epoca della dittatura aveva lo stesso codice. Passa nada. E stavano professori universitari, stavano professori di diritto, che ti parlavano delle garanzie, dei limiti, però all'esterno, nella calle, ti matavano. E questo è tranquillo. Il giudice penale non tiene questo potere, è un potere convenzionale, è di una elite molto restringita. Cioè, non sto dicendo che sono i sacerdotes del diritto penale, sono pochi, sono alcuni professori, lo jueces, se le passa bene, e lo avvocados. E sono l'unico sacerdote di un'idea di limitazione del diritto penale. Però sono pochi, sono un'elite, non tengono potere. E per lo tanto, se, come tutto lo potere convenzionale, tengo una mala storia, una storia debile, una tragedia, sempre la tragedia. L'espressione massima della tragedia è il nazifascismo. Mira, il nazifascismo nasceva all'interno di un paese che teneva la filosofia kantiana, escuchava Beethoven e teneva il diritto penale della garanzia di Welser. In Italia, il paese del Rinascimento, sì, il diritto penale è debile. Il potere punitivo sta forte, questa è la verità. Pertanto mi pare che ho letto che lo penalista non le gusta tanto parlare dello fine, funzione, lo hablano lo sociologo, lo filosofo, vamo a vedere quali sono i limiti effettivi. Teniamo capacità di limitare il potere punitivo, sì o no? Questo è il tema. Pertanto, leggetele sempre distinto fines, funciones e limites. Questa è la prima tre parole di questo idioma. Seconda parola. Nosotros parliamo sempre di pena, soffrimento, soffrimento legale. Sì, però alcune volte intendiamo una cosa, altre volte intendiamo un'altra. Questo si può distinguere entro una classica distinzione entro pena in astratto, pena in concreto. Questa è classica. Significa che la pena in astratto significa contestare la pregunta perché il principe tiene diritto a castigare. Perché lo Stato tiene diritto a castigare? Non è sensibile dirlo. Perché? E pertanto pena in astratto è la pena nel codice. In qualche codice penale stan delictos e penas. Bene, questa è la pena in astratto. Qualche persona che mata necessita di buscare un soffrimento di 30 anni. Questa è la pena in astratto. Pena in concreto. La pena in concreto è sotto la scosa. E quanto può contestare la pregunta in che medida lo jueces ne può castigare? Che sono cose distinte. Claro che sempre lo jueces me può castigare all'interno della pena in astratto. Per il principio di legalità, lo jueces non può castigare más della pena legale. Questo è chiaro. Però quanto? 30 anni, 25, 5? Claro che il jueces è altra cosa. Il jueces non è il principe. Il jueces non tiene potere di diritto di castigare, tiene solo la funzione di limitare il castigo al caso concreto. Bien, è qui che si ubica, mi pare, una vera riesgo di confusione terminologica.
quando si abbia di retribuzione. Sempre si habla nello penalista della retribuzione. E vamos ad affrontare questo tema della retribuzione. Il tema della retribuzione è su un limite alla pena in astratto o un limite alla pena in concreto? Questo è il tema. Retribuzione significa proporzionalità. Significa questo. Bene. Esistiva un'epoca nella quale la retribuzione era tanto l'idea fondativa della pena in astratto quanto della pena in concreto. Ahorita no más. Ahorita non si può dire che il principe tiene un limite retributivo nel castigare, no. E per lo tanto ahorita la retribuzione, nel significato del limite al potere punitivo, è solo un limite alla pena in concreto. Vuol dire, mira, usted, jueces, me castiga nello limite della proporzionalità. Per un tempo no. Un tempo era un'idea giustificativa della teoria assoluta, non relativa, della pena, no? Era la retribuzione. Che poteva significare? Ma l'idea della retribuzione è un'idea abbastanza... nella sua idea primaria, originaria, primitiva, è un'idea che si può buscare anche nel Vecchio Testamento, no? In cui si va a indicare una proporzione nella vendicanza. La vittima si può vendicare nello limite della proporzionalità. Però tanto è chiaro che non sono un'idea di limite al potere punitivo, sempre. No. Siamo in società nella quale non esiste il monopolio punitivo. La vittima, la famiglia della vittima, il clan della vittima, tiene il potere di reazionare fronte al delitto. E sono siglo, millennio, che si dice, mira, la vittima può reazionare giustamente nello limite della proporzionalità. Se te matano un cavrito, tu puoi matare il cavrito dell'autore, non dos cavritos. Se te matano un hermano, puoi matare l'hermano del club o della famiglia dell'autore, però non dos hermanos. Cioè, questo è un limite di proporzionalità. Non significa nada más, che mi pare bueno, a me. La reazione vendicativa della vittima necessita tenere un livello di proporzionalità. Bien, lo si intende. Però è chiaro che in questa cultura sta una ontologizzazione della pena, un'idea ontologica della pena. Bien, ahorita sabemos che la vittima non può reazionare. Pertanto non tiene alcun sentito questa forma di retribuzione. L'unico a reazionare è lo Stato o il principe. E che significa retribuzione per lo principe? Ma non significa nada. Al final non significa nada. L'idea della retribuzione moderna, che non è solo l'idea di retribuzione etica o tampoco religiosa, ma una retribuzione laica, è un'idea abbastanza facile da intenderla. È l'idea del contratto, sempre si abbia questo. È l'idea del contratto. Siamo all'interno di una cultura borghese, siamo all'interno di una cultura liberale, siamo all'interno di una cultura giuridica che crede che tutto si può essere attraverso il contratto. Perché, claro, il contratto è il monumento giuridico all'autonomia e libertà della persona. Lo dice anche Bentham, mi gustaría che tutti i rapporti sociali si possano fare attraverso il contratto. Esattamente lo contratto a prestazione sinalagmatica, no? A prestazione identica. Sì, questa è l'idea, no? Bene.
se puede pubblicizzare questa idea, con alcuna fatica, sì, se puede pubblicizzare dicendo che la pena è más o meno una prestazione, una prestazione post factum. Detto, si può dire? Sì, si può dire. Il factum è il delitto. La pena è una prestazione post delictum. Sì, abstractamente si può dire, ma non si va ad aiutare. Quanto ci puoi aiutare? Che significa? Bene, io tengo un robo. Un robo con violenza. Bene, che significa la retribuzione? Significa che la pena deve essere proporzionata all'ecce commettido. Sì, bene, perfetto. E quali sono gli elementi della proporzionalità? Nel diritto penale classico sono due sensibili, sono dos. L'elemento obiettivo e l'elemento subiettivo. La gravità dell'ecce, il robo, la quantità del dinero, tutto questo, e l'elemento subiettivo, no? Il grado del dolo, no? Della volontà grave. Sì, noi abbiamo sufficiente capacità tecnica per dire se un delitto è más o meno grave attraverso l'elemento subiettivo, obiettivo, però come si va a tradurre questo in un ecio, la pena, che è un soffrimento, come prestazione post facto? Bien. Per molto tempo questo è reso impossibile. Per molto tempo era impossibile, perché al finale la pena nella premodernità era más o meno sempre una pena corporale. Al finale o te matavano, o te torturavano. Come si può dire che questa tortura è sproporzionata a questo hecho? No, non si può dire. E per lo tanto l'idea retributiva non busca una salita tecnica come indice effettivo per commisurare la pena a legge delittiva. Rimane un indice astratto, proporzionalità. Questo può cambiare solo con l'invento della pena privativa della libertà. O, se usted prefiere, se la società lo può consentire, attraverso la pena pecuniaria. Sì, questo sì, perché tanto la pena pecuniaria quanto la pena detentiva tengono una capacità fondamentale che si può moltiplicare, dividere, e questa capacità si può tenere conto e pertanto si può quantificare. Claro che una pena pecuniaria di 100 è il doppio di una pena pecuniaria di 50 e 4 volte più di un di 25. Questo è molto importante. Si può misurare. La pena pecuniaria tiene, al finale, claro, è la pena perfetta, perché si può misurare da un centavo a un milione di milioni di reali. Si può sempre, questo è il tutto. Solo che il problema è che la pena pecuniaria, fantastica in astratto, non tiene capacità di funzionare in concreto, per la sensibile ragione che la maggioria dello delinquente non tiene recursos. Come si può penare gente che sia un lupo in proletariato? No, non si può. La maggioria dei delinquenti sempre sono poveri. Pertanto la pena pecuniaria, che è linda, lindissima, abstractamente, in concreto, tiene alcune difficoltà. Bien, la pena privativa della libertà, all'incontrario, tiene la misma capacità che si può misurare, frazionare, moltiplicare, no? Un secondo l'eternità. E tiene il valore di un bien universal per todo. La libertà la tengono anche i poveri. Questo è, tutto questo. E pertanto è chiaro che solo all'interno di un diritto penale moderno, un diritto penale che si fonda sulla pena privativa di libertà, si può fondare un diritto penale esattamente come noi lo potremmo conoscere. Ante no. Un diritto penale della circostanza,
delle aggravantes, delle attenuantes, perché claro, è un diritto penale che si può costruire perché tenemos una pena fungibile che tiene questa virtù. Tiene questa virtù. E però tanto solo con la società moderna nasce un diritto penale moderno, che e il riferimento alla retribuzione non è tanto riferimento etico, è un riferimento logico, formale, perché è chiaro la pena privativa della libertà, come la pena pecuniaria, puedon, per la prima volta al mondo, tenere una quantificazione, si può quantificare questa pena. Mentre moltissimo altro soffrimento non si può quantificare. La pena corporale non si può quantificare perché, chiaro, la reazione del condannato è distinta. Alcuni condannati vanno a morire dopo 5 minuti, mira. Non puoi eseguire la pena fino al finale. E altri sono forti, puoi resistere. No, non si può misurare la pena corporale. La pena pecuniaria, la pena privativa e liberale si può misurare. E sto rappresenta per noi un progresso nel diritto penale, perché il diritto penale nasce sopra questa contingenza, se no no, non siamo un diritto penale primitivo. Per lo tanto la retribuzione per noi modernos è un tema che si ubica solo all'interno del potere discrezionale delle USS. Per lo tanto solo all'interno della pena in concreto. L'US ne può depenare all'interno della pena legale attraverso un'idea di proporzionalità. Per lo tanto si abbia sempre che l'US non tiene una legittimità di castigare per finalità utilitarista. No, l'US tiene un limite di giustizia nel castigarti, che è altra cosa, che significa, vamos a vedere se si può individualizzare una pena giusta per usted, proporzionata alla culpabilità, proporzionata all'elemento obiettivo. Questo è il tema del Wessers. Ma un tempo, no, un tempo l'idea di retribuzione era tanto un'idea della pena in concreto quanto l'idea della pena in astratto. Bene, noi viviamo in un'epoca all'interno della quale si determinerà la rottura del paradigma retributivo della pena in astratto. Ahorita il principe non tiene alcun limite retributivo, tiene solo limiti funzionali nel senso di utilità. Per lo principe l'importante è buscare una legittimazione nel senso democratico, entro comedia, perché questa pena farese tenere una funzione di prevenzione, non mas. Portanto il tema della prevenzione, tanto in speciale quanto generale, si ubica all'interno della rottura del paradigma retributivo nella determinazione della pena in astratto. Questo è. Se il principe non tiene orite, tampoco il legislatore democratico, vincolo al principio retributivo, no. Puoi penare, más o meno in astratto, solo in una prospettiva o in un enfoque utilitarista. Questa è la rottura assoluta, definitiva del paradigma retributivo, che cagiò alrededor del 700 e primero dell'800. Già non stava mai questa idea di retribuzione, per il principe. Stava come tecnica capace di limitare, e se sono limiti, il potere di castigare le USS, che è altra cosa. Portanto, noi come penalisti siamo anche retributivi. Solo nel sentito mira all'USS, usted può castigare nello limite legale e por limite di proporzionalità. Questo sì. Però non teniamo questa capacità di contestare al principe questo potere di castigare in un limite contrattuale. Non sta mai limite contrattuale col principe. Il principe è, más o meno, libre di castigare.
in qualche maniera. Lo importante è che va a buscare consenso sociale nel castigare. Questo sì, questo è un problema del principe, guadagnare consenso, ma non attraverso la proporzionalità. E usted sabe che sta in lei assurdamente non proporzionale all'interno della lei penale. Toda la lei sulla droga, questa lei chiaramente non retributiva. Se va a penare e castigare, hecho delictivo che non so proporzionale al castigo di altro hecho delictivo. Claro, il principe sta libero. Busca consenso sociale, perché si dice che la droga è l'inferno del mondo, puoi dire quello che quieras. E tiene penas draconianas. Se sabe che la ley sobre la droga contiene, nosotros penalistas diciamo, son penas draconianas. No están proporcionadas a la ley, como dice. Pero en cualquier país del mundo, en Europa, aquí, la droga tiene penas draconianas. ¿Por qué? Porque el príncipe ganó consenso sobre esto y tiene penas draconianas, punto. En otro lugar, el derecho penal de riesgo. El derecho penal de riesgo es solo el derecho penal de riesgo, no produce la lesión del bien jurídico. Si no, no sería derecho penal de riesgo. Pero usted puede buscar legislación sobre el medio ambiente que tenga una pena draconiana, monstruosa. No se produjo tampoco ley delictiva, riesgo. Riesgo muy elevado, pena elevada. Sí, el príncipe libre de castigar. Tiene solo un límite político. Nella democrazia, buscar consenso sociale, che sono altre cose. Però non tiene alcun limite di proporzionalità. È chiaro che lo penalista soffre molto, no? Perché lo penalista che lei la lei dice, mira, questa è assurdamente non proporzionale, non si può castigare con pena tan forte questo delitto. Perché? Perché non sta proporzionato col codice penale. Nel codice penale stanno, hecho más grave che sono punito meno, sì. Qualche penalista in qualche paese del mondo può buscare questa antinomia, no? Non sta proporzionalità, intendo. Sì, in astratto, lo delitto penale naturale, di sangue, sono più punito del delitto contro la proprietà, sì, sta all'interno del codice, ma in tutta la legge complementare, sta hecho che non tengono alcun livello di proporzionalità. Pertanto, noi viviamo all'interno di una rottura del paradigma retributivo. Questa è verità. E non si può riprodurre questo limite. A me pare che non si può riprodurre. In questo senso, il principe sta libero. Tiene altro problema, non sono questo il problema del principe. Pertanto, l'unico tema della proporzionalità è un tema che si ubica all'interno della quantificazione in concreto della pena, che è il compito del jueces, che li può castigare más o meno all'interno del principio di legalità. E sì, questo sì è verità perché necessita motivare. No, se il penato busca, se il juzgado busca la pena draconiana, claro, il jueces necessita giustificare le aggravantes, la predominanza dell'aggravante sopra l'attenuante, deve dirsi perché. Pertanto sì, il jueces tiene questo limite al potere di castigare. La legge sta dicendo che per questo hecho si può castigare da 2 anni a 25. Questo è più o meno quello che passa. Usted tiene la necessità di giustificare la quantificazione. Non può quantificare come te chiede. E la quantificazione tiene una relazione molto sensibile al tema retributivo. E il jueces sa bene che se va a castigare más, necessita giustificarlo. Se no, claro, usted che sta avvocato lo può impugnare, no? Non si può castigare oltre lo limite, sin giustificazione. Pertanto sta un'idea di un paradigma retributivo, però solo come attività giurisdizionale, l'attività del jueces, non l'attività del legislatore, che non tiene alcuna relazione alla proporzionalità del castigare qualche condotta. Questo mi pare un altro punto abbastanza importante. Bene,
Esto es suficiente, me parece, es suficiente esta nomenclatura, porque no es más que un diccionario, ¿no? De palabras convencionales, ¿no? Per intendere come la pena moderna, la pena nel sentito della pena legale, e in particolare la pena carceraria, che è per eccellenza ahorita in tutto il mondo, la pena moderna. Sta claro, sta medida alternativa, pena sostitutiva, però sempre sta relazionata con la pena della carcere. Al final la carcere è il paradigma. Stanno alcuni paesi come la Francia, come anche l'Alemagna, nella quale nelle ultime due decade la pena pecuniaria effettivamente salì di importanza molto forte. In Alemagna alrededor del 85% dei casi giudiziari si risolvono con pena pecuniaria. Claro, un paese che tiene molta giustizia sociale e l'organismo criminale tiene sufficienti recursi per pagare la pena pecuniaria. La pena pecuniaria sta per quota, sta dividida, no? E pare comprare cose a una tienda, no? Tiene ratas di pena pecuniaria. Vabbè, tutto questo è buono, bueno, no? Perché questo è buono, sì, perché la gente può essere penata se la vive nella carcere, se mi pare perfetto. Però al final sempre la relazione sta con la pena carceraria. Perché? È molto sencillo, se usted non paga una pena pecuniaria, che ti passa? Se usted non paga una pena pecuniaria, questa si va a convertire in una pena detentiva. La conversione della pena pecuniaria in pena detentiva ti sta a significare che l'idea forte è la pena detentiva. E claro, abbiamo medida alternativa, pena sostitutiva, pena pecuniaria, spertassos, tutto. Però se tutto alrededor di questo fracassa, è la pena detentiva, che è la unità di tutto. Bien, pertanto è chiaro che nosotros nella postmodernità, mi pare che potremmo tenere l'idea, adesso lo vamo a parlare al final del culto, si può tenere un'idea di nuova pena. E che significa una pena, che è una pena, portando sempre un soffrimento, importante, però che non sta relazionata alla privazione della libertà, una pena distinta. E quindi ubicare un paradigma punitivo, non tanto retributivo, che già accadò, tampoco preventivo, perché vamo a parlare della prevenzione, sì, si apre del paradigma restitutorio, si parla di altro paradigma. Io non sto dicendo se è un sogno, una realtà. Però sape che la pena della modernità è una pena relazionata alla pena privativa della libertà, in qualche paese del mondo. Bien. La pena carceraria è una pena della modernità, però è una pena che tiene una naturalezza paradossica. Questo è molto evidente che tiene un paradosso. Perché già parlai nella passata settimana del suo paradosso della pena. Este in alcuna medida contratto, in altra medida disciplina. Olmeo tiene una forma esterior del contratto e un contenuto disciplinario, che è esattamente il contrario. È come più o meno, sono due valori distinti. Claro, l'exterior tiene l'involucro, la forma di un contratto, che è la sua proporzionalità. Questa è l'idea forte che nosotros moderno teniamo, la pena proporzionale. E portanto, è chiaro, se parliamo di proporzionalità in una società borghese o capitalista, nel sentito materiale, intendiamo su il contratto. Una pena che si riferisce al paradigma contrattuale della proporzionalità. Bien. Questo può essere molto bene per la pena pecuniaria, che non tiene alcun contenuto disciplinario. Pena pecuniaria non tiene alcun contenuto. È un soffrimento patrimoniale, che per mala suerte è un soffrimento patrimoniale distinto, perché sono distinte le capacità patrimoniali della persona. Penare con pena pecuniaria di 1.000 reales una persona ricca se nada.
Pertanto, sì, la pietà è una pena, è un soffrimento, perché claro, il dinero è una capacità di acquisire proprietà. Insomma, viene, si può castigare attraverso la pena pecuniaria? Certo che sì. Si può tenere una pena pecuniaria proporzionale? Sì, proporzionale all'eccio, ma non proporzionale alla capacità contributiva. La pena privativa di libertà è altra cosa. Tiene una pena proporzionale, uguale a strettamente per todo, però il contenuto di esta non è solo un contenuto contrattuale, è solo un contenuto disciplinario. O perlomeno è un contenuto disciplinario per todas il periodo, che è más di un siglo, di egemonia del modello correzionale. Questo non passò tanto a chi in Brasile, tampoco in Italia, che sono paesi che, per molte ragioni, non tengono una tradizione correzionalista nell'oecio. Però in molti paesi ricos, después 1870, che è il congresso di Cincinnati, che dove nasciò la New Penology, fino al 1975, si può dire che dominò, más o meno, un'idea correzionalista. Io ti voglio penare all'interno di un contratto della proporzionalità, però il contenuto della pena privativa della libertà è su una pena, un soffrimento, con finalità pedagogica, con finalità, per lo tanto, correzionale, disciplinaria. E questo produce una paradoja, perché noi possiamo parlare di pena in un sentito contrattuale, proporzionalità, però allo stesso tempo dobbiamo tenere ben chiaro che il contenuto del contratto è su una forma disciplinaria. Bene, la disciplina è esattamente l'incontrario del contratto. La disciplina è il potere de hecho entro soggetto che tengono posizione sociale distinta. Sempre si produce rapporto disciplinario. Chi tiene más poder, disciplina chi tiene menos poder. Esto es. De hecho, non de derecho. Bien, yo antes vi decía que una referencia muy importante a la filosofía utilitarista de los 700 y dalla riflessione di alcuni filosofi contemporanei sobre esto, come MacPherson, per lo paese anglosassone, e Pietro Costa per l'Italia, su questo tema, no? E su questa contraddizione, che sempre sta nel derecho. Il derecho è paradossico, perché parece, il derecho sempre tiene un'idea di egualità, no? Però con contenuto di disegualità. E questa è una paradossa del derecho. Sempre si parla, qualsiasi persona che tiene una formazione del derecho pensa che il derecho è il monumento all'egualità. Sì, claro, sì, formalmente. Però il contenuto del diritto sempre è su un contenuto di diseguaglianza. Questo pare a Costa come Person l'idea egemonica del progetto giuridico, di progettualità giuridica. Non tanto usted lo può vedere all'interno della pena, ma usted más chiaramente lo può vedere nel matrimonio, come si parlava l'altra volta. Il matrimonio tiene dos sentido, il matrimonio come contratto. Un varone, una mujer libre, uguale, che vanno a negoziare il contenuto patrimoniale, affettivo, educativo, per lo dico, no? Poi non determinano tutto, sono libere. Però il contenuto del matrimonio come hecho giuridico è il rapporto matrimoniale, nel quale sempre lo varone tiene un potere disciplinario sopra lo dico e sopra la mujer. Pertanto tengo un contenuto disuguale come contenuto di una legge uguale. Questo è sempre. Lo stesso passa nel contratto di lavoro, no? Prestatore, datore di lavoro, uguale, poi non determinare qualsiasi condizione, salariale e lavorale. Però il contenuto del contratto di lavoro è la subordinazione per 8 ore, per un tempo determinato, dell'ovriero al datore di lavoro. Lo stesso passa dalla pena. La pena è su un contratto, è su una retribuzione post factum, sì, nella determinazione della pena
in concreto de los jueces. Pero en la sua execución la pena es disciplina, es subordinación. Tiene un contenido pedagógico. Bien, este es el paradoxo de la pena moderna. No entendió también los clásicos, que era paradoxal, ¿eh? Pero mira, lo entendevano di sì. Bien, io credo che il tema importante è vedere quando, per la primavera vez, se non solo si intende la naturalezza paradossica della pena carceraria, che sempre lo si intendeva, della paradossica della pena carceraria, però quando l'idea paradossica della pena carceraria non solo si intendeva, si esplicitò. Bien, usted lo puede explicitar con una pregunta muy sencilla. Es una pregunta terrible, que un tiempo yo pensé no tenía sentido, pero al final del 1800 tenía mucho sentido. Bien, en el 1870 se ubicó a Cincinnati, en Norteamérica, un congreso penológico, criminológico, de penalistas. Era siempre esto, los penalistas eran muy, muy... Tenevano questo congresso mondiale, solito non si, sì, si tengono un congresso mondiale di diritto penale, però sono terribili, sono cose della más fea del mondo, perché sono milioni di persone, ognuno tiene 2 minuti per dire una cosa, non si, si sente nada, sono temi lochissimi, no? Fui a alcune svesse di convegno mondiale, solo perché va a viaccare in un posto, lindo posto, va a vedere un monumento, non tiene alcun sentito. Un tempo parece che la cosa era migliore, no? Uno perché, claro, la gente che si interessava del diritto penale era tanta. Secondo può essere che erano migliori di noi, era la gente che aveva più capacità. Sta per certo che lo congresso ottocentesco del Novecento, il primo anno del Novecento, tenevano un sentito distinto, più politico. Ante il congresso se ubicava un comité di alcuni, sempre in Italia arriva Ferri, Lombroso, dell'Ottocento, che, claro, teneva una sintesi finale con alcuna pregunta. E all'interno del comité del convegno internazionale, los políticos, perché veniva anche los políticos, stavano obbligati a rispondere a questa pregunta. Ma mi pare correcto. Bien, nel 1870 si tiene questa pregunta all'interno del comité. Si la pena detentiva ha alcanzato suo objeto, perché continuare a castigare può rispettare il principio retributivo? Non so se intende la domanda. Se la pena necessita riadattare, rieducare, no? Bien. Después, 2 anni, lo preso sta riadattato. Non è verità, è un'ipotesi teorica. Sta completamente riadattato. Però io meritò una pena di 5 anni. Che sentito tiene continuare a castigare per altri 3 anni un penato che sta riadattato? Claro? Portanto, che significato tiene il rispetto del principio retributivo nella esecuzione della pena, se il fine, in questo caso il fine di riadattazione sociale, sta già conseguito. Claro che usted puede rivoltare la domanda. Che sentido ha terminare il castigo se il fine non sta perseguito? Se dopo 5 anni usted è certo che lo criminale non sta riadattato, è più pericoloso, perché vamos a interrompere la pena? Bien, usted entiende che significa queste 2 domande. Queste 2 domande non si possono immaginare una cultura retributiva. Non lo potevano immaginare. Che significa? In una cultura retributiva il castigo è determinato contrattualmente, per un hecho del passato. A chi per la primavera vez si esplicita che il soffrimento in concreto sta relazionato al presente in una prospettiva futura. È sulla rivoluzione, non un cambio. Se tu andavi a parlare con Bentham, come che diceva, mira, che sentito ha terminare il castigo se... No? Cioè,
le pareva tonta, no, il castigo sta proporzionato all'hecho. Punto. No más. No, chi no, si sta dicendo, mira, se usted quiere che il diritto penale sia un strumento del controllo sociale e per lo tanto necessita che tenga funzione di prevenzione, se il fin preventivo si alcanza después alla metà della pena, perché necessita castigare per l'altra metà? È una barbarie, è un soffrimento che non busca alcuna legittimazione utilitarista. Bien. Claro che il congresso di Cincinnati al final disse, oh, sì, effettivamente è vero. Non si può castigare non solo oltre lo limite retributivo, ma non si può castigare oltre lo limite preventivo, nel duplice sentito. Non si può castigare sì l'oggetto finale, l'obiettivo finale sarà alcanzato definitivamente e non si può terminare il castigo legale su un'idea astratta di retribuzione quando il fin non si alcanzò. Bien. Se usted le pare questa pregunta tenga una ragione e se è ragionabile rispondere, contestare affermativamente, bien, usted è all'interno di un modello correzionale. Il che significa che l'unico è l'utilità. Non tenevano massa relazione a principio di limitazione al potere punitivo, non tenevano massa preferenza a un principio contrattuale, tenevano come unica referenza l'utilità. Claro que esto pasaje tiene muchísimo riesgo, usted lo entiende bien. Pero esto es lo que pasó. Lo que pasó efectivamente. Estoy diciendo, no en todos los países. Pero por cierto, pasó en Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido un modelo correccional fuerte. Usted sabe que siempre lo es del hecho que la juría popular no tiene posibilidad de cuantificar la pena. La pena la vanno a quantificare il probation board, che è un ufficio amministrativo, e la va a quantificare non rispetto all'hecho, ma rispetto alla valutazione di pericolosità. Tutte le sentenze degli Stati Uniti sono más o meno non fixed sentences, che sono indeterminate. Nel sentito latino sono medite di sicurezza. Si castiga con medidas de seguridad. Claro, se castiga en las garantías de todo esto, en el procedimiento, es claro, con mucha más garantía que tenemos nosotros, que el procedimiento norteamericano es muy, muy garantizador, ¿no? Pero, si usted está culpable, la cantidad de sufrimiento no es una cantidad relacionada al hecho, es una cantidad relacionada a una valutación de la peligrosidad del sujeto. Cioè va orientato al futuro, non al passato. Bien, questo è effettivamente un modello correzionale. Claro, questo si determinò negli Stati Uniti, in Canada, si trova in Inghilterra in alcun sentido, in altri paesi europei, non tanto nei paesi latini, che stanno mai relazionati a un'idea retributiva, ma suerte. Però, questo è il modello correzionale, nel sentito proprio. Che significa un modello correzionale? Significa un modello nel quale il soffrimento legale sta indeterminato. La pena è flessibile. Sempre per droga, usted può buscare in America, ahorita, con 3 strike you're out, una pena non fixed. Che significa non fixed? È una life sentence. Può essere una pena alla catena perpetua, può essere, però può essere anche una pena di 5 días e después probation. Non sta determinata. Per lo tanto, chi lo determina non è lo jueces del hecho. Chi lo va a determinare sono gli operatori sociali, probation border, ufficio policiale, e non in un sentito retributivo, ma in un sentito todo preventivo. Por lo tanto, relacionado con una valutación de la peligrosidad social. Este es un modelo correccional. Por buena o mala suerte, nosotros no tenemos un modelo correccional en ese sentido. En alguna vez, por buena suerte.
otra per mala suerte, come sempre. Perché claro, è un tema che determina la flessibilità della pena. Más flessibilità e más modello correzionale. Sì, claro, mira. E muy sencillo entenderlo, è un modello neopositivista, sería come usted tiene una diagnosi da un medico, claro che però la medicina può cambiare. No, claro. E la medicina, il trattamento terapeutico va a cambiare non rispetto alla valutazione dell'infermità, ma alla valutazione di quello che sta passando, no? Il progresso, no? Claro, tiene una pena flexibile. Bien, también in Italia, che è un paese che tiene una tradizione abbastanza retributiva, perché claro, il codice Rocco teneva un enfoque classico retributivo. Después del 1975, con la ley penitenciaria, e después del 1886, con otra ley, introducemos nel sistema penale una quantità di misure alternative, di pene sostitutive, di diversione processuale, bla bla, di beneficio penitenziario, al finale, claro, también in Italia la pena è relativamente indeterminata. Sta determinata nella sentenza di condanna. 8 anni, 6 mesi, 3 días, sì. Después, che passa? Puede passare tutto. Perché? Perché attraverso l'esecuzione penale si può cortare la pena, e questo mi pare bene, cortare moltissimo la pena, molto bene, però si può estendere anche la pena. È molto flessibile. Per lo tanto, attraverso un percorso distinto, che non è tipico di un modello correzionale classico, che è quello nordamericano, siamo in paesi latini con tradizione retributiva, al final, somos todos muy similares, tenemos pena flexible. Tenemos la liberación condizionale, la sospensión condizionale della pena, la riduzione di pena, l'affidamento in prueba, la semilibertà, la semidetenzione, la pena domiciliaria, il trabajo di pubblica utilità, lo permesso premio, bla bla bla, sono 25-30 benefici distinti che producono questo effetto di una pena flexibile. E se il tema della pena flexibile è un tema centrale al diritto penale della modernità, è también un tema molto difficile da manecare. Sta buona o sta male la flessibilità? In un sentito di limite, se sto parlando da avvocato, un penalista, che pensa? Un cultore del diritto penale. Diritto penale come diritto penale del cittadino, come diritto penale della garanzia, come diritto penale, tutto questo. Sta buono o sta male? Questo diritto penale flessibile. È molto difficile dirlo, eh? Sta un tempo in cui si diceva al finale sta malo, perché? Perché si va a producir un derecho penal diseguale. Questo è il tema. Questo è il tema di Luigi Ferraioli. Tutta la parte dei diritti e ragioni, Luigi Ferraioli disse l'introduzione della medida alternativa, della pena sostitutiva, della diversione processuale, produsse al finale un derecho penal diseguale. Libertà. Nosotros tenemos esta idea fuerte que el derecho penal necesita ser igual. No, el derecho penal es desigual. Desigual porque no está relacionado tanto al hecho delictivo del pasado, cuanto a valutación prognóstica por el futuro. Por lo tanto, es desigual. Y Luigi Ferraioli utiliza muchísimas páginas para decir esto es malo. Esto no es un derecho penal de las garantías. Questo è un diritto penale della barbarie, perché è disuguale, il principio di... dove sta il principio di uguaglianza? Due persone a commettere lo stesso delitto, uno effettivamente sta penato un anno, altro 7, dire, sarà un diritto penale della garanzia. Se questo passa. Però altri autori vanno dicendo, mira, come si può costruire il principio di uguaglianza sopra il soffrimento? Perché al finale il diritto penale non è un diritto civile. È un diritto della pena, è un diritto del soffrimento.
è un derecho che tiene un contenuto negativo. Se puoi decostruire un'idea di uguaglianza sovra un elemento negativo del soffrimento, se la pena è flessibile, significa che la pena può cortarsi molto rispetto alla pena merecida. Beh, questo ti pare bene o male? Perché claro, il contenuto della pena è il soffrimento. Pertanto alcune storie vanno dicendo lo importante è che noi vamo a indicare un limite alla flessibilità, nel senso che non si può castigare mas di quanto meriziò per legge. Questo è tranquillo. Noi non potevamo castigare mas di quanto il condannato meriziò per legge delettivo, però potevo nel legge castigare meno. Questo ti pare bene o male? Queste sono tutte domande molto interessanti per un penalista. Claro che il diritto penale disuguale, al finale, è un diritto penale che tiene una cara massa umanitaria. Perché dire, sì, tu mericiesti 8 anni, però se usted tiene buona conduta, se usted tiene alcune salita alla scuola, se usted può tenere un trabacco, bien, vamo a castigarti a 4, a 3, a 2. Bien, non te vamos a castigar. Al finale è questo il negozio. Bien, necesita hablar mucho di questo perché tenemos un modello a questo momento trifasico, non solo bifasico. La pena in astratto che sta contenuta nel codice. La pena in concreto che sta determinata dall'US del legge e che è una pena all'interno del principio di legalità proporzionata alla legge del passato, e abbiamo una pena in esecuzione che sta relazionata a altre cose. Sono tre fasi distinte del soffrimento, che tengono distinte anche legittimazioni. Questo processo che sta passando más o menos nel mondo, lo parlavo in questi días a Recife, del diritto penale qui brasiliano. Usted tiene muchísimas medidas alternativas. Efectivamente la pena no es igual. La pena puede salir muy distinta en relación a esa conducta presente o prognosi buena para el futuro. Por lo tanto, somos todos más o menos al interior de un derecho penal desigual. Esto me parece un tema. Ok, tenemos un rato de... Perfecto.